pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Buongiorno! Buongiorno a te, Marco! Buongiorno digitale! Buongiorno sempre digitale, eccoci qui proprio con il pronto soccorso digitale, quindi se avete problemi con un cellulare nuovo che avete acquistato e non sapete utilizzare, oppure avete un computer che vi dà problemi, beh, non dovete far altro che inviare una mail a una mattina in famiglia @rai.it oppure scriverci su Facebook o su Twitter. C'è il professor Camisani Calzolari che sarà a vostra disposizione. Completa. Per tutte le vostre esigenze. E Marco, allora iniziamo subito con parlando dell'impiego di una funzione sempre più presente nella tecnologia. Di che cosa parliamo esattamente? Delle impronte digitali. Brava. Eccole qua. I disegnini. Quelle che abbiamo tutti. Unici. Che esatto. Abbiamo, ognuno diverso dall'altro. Ognuno diverso dall'altro. Yeah. Però molto spesso vengono utilizzate, ecco, se ne fa un uso un po' indiscriminato, no? Se vogliamo. Beh, perché magari può succedere che mettano a rischio anche la nostra sicurezza, oppure però, dobbiamo sfatare questa sei cosa. Sei sempre più preparata. Vero, allora, ormai con le tue ripetizioni accelerate. Molti smartphone hanno il sensore di impronte digitali. Siccome il mio mi riconosce la faccia, perché tu il sei tuo che invece è tecnologico, ecco, vedi, ecco quello qua. Di Ingrid, il tastino che riconosce la tua impronta digitale e sblocca il telefono. Chiaramente l'impronta digitale è registrata da qualche parte, per quanto sia sicuro, c'è un posto ecco dove qua. Sono Mostriamo. Registrate. In effetti, in alcuni casi, con alcuni. Il telefono si sblocca semplicemente con l'impronta del mio pollice. Con alcuni trucchi, c'è chi è riuscito a sbloccarle portandosi via l'impronta digitale che tu hai lasciato da qualche e come parte. Come hanno fatto? Come si fa? Quindi dobbiamo. Carta carbone, insomma, cose complesse. Bisogna, insomma, sempre stare attenti alla sicurezza, anche perché sono ormai 850 milioni circa, secondo una ricerca, il numero di smartphone che hanno il sensore per le impronte digitali. Ma non era la password, meglio la password vecchia, magari del proprio cane o del proprio gatto? La più password sicura. No, cane, gatto, guai. No. Guai. Va bene. Adesso andiamo avanti con il nostro gallo, perché parliamo dello sportello digitale che oggi si occupa proprio di una vasta categoria di professionisti, ovvero i commercianti e gli artigiani. Sì. Ecco, allora, come devono muoversi nel complicato mondo della burocrazia? Perché i commercianti e gli artigiani devono spesso accedere al cassetto, quello previdenziale, che è appunto riservato a quelle categorie. E per farlo bisogna andare nel sito dell'INPS, www.inps.it, e lì è possibile visualizzare la propria posizione anagrafica, variare l'indirizzo, verificare la propria situazione debitoria, l'elenco versamenti e l'iscrizione, la situazione dell'iscrizione a ruolo, eccetera, eccetera, eccetera. www.inps.it. Perfetto. Marco, ma ti voglio stupire con gli effetti speciali. Che dimmi, cosa canta. Mi risponderesti se ti dicessi che alcune bufale ci vengono propinate niente poco di meno che dagli alieni? Dagli alieni? Eh sì. Ma non è che, ma tu sei in carne e ossa o sei un po' alienica? Non è che ti hanno sostituito, no? Chi lo sa? Anche questa cosa degli alieni mi ha un po' preoccupato, eh? E allora, ma ho capito cosa intendi tu, le nanoparticelle di polvere cosmica. Allora, gira questa bufala delle nanoparticelle che girano, la nuvola. È tutta una bufala qua. Che sono dei sensori microscopici che raccolgono dati, che vengono mandati dalla DARPA, che è l'agenzia quella militare americana, attraverso le scie chimiche che colpulviscono intelligenza. Questi computer mettono in pericolo la razza umana. Sì. In inglese direbbero come on, per favore. Ma chi ci crede, dai. Su? Non è che sei un po' aliena tu, no? Non preoccupa. Vabbè, dopo questa bizzarra notizia, invece adesso ci devi proprio stupire con un video, Marco, ancora più curioso. Siete pronti ad ammazzarvi da ridere? Guardate questi pappagalli che sono stati trovati in rete, che a cui dicono, che intervistano. Attenzione a cosa dicono adesso, eh? Due domande? Due cose e poi partono. La cucaraccia. La cucaraccia. La cucaraccia. La 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 la. Poi cambiano, la vecchia fattoria. Che sarebbe quella di Old McDonald's. La versione inglese. La vecchia fattoria. Cioè, però in inglese. Vale? Pronti? Vai, eccoli. Ma sai che ti viene benissimo, Ingrid? Vero, no, ma il resto degli animali viene ancora meglio, Marco. Ma sai che ti viene.
Il corpo degli animali è il pezzo forte. Comunque stupendi i pappagalli. La prossima volta che ti intervistano io farei così, la cucaraccia. Stupendi davvero. Comunque questi pappagalli, Marco, mi ricordano un po', non so perché, il tuo avatar. Il mio alter avatar. L'alter ego avatarizzato. Chissà cosa avrete combinato, cosa vi siete inventati stavolta. Regia, chiamiamolo. Dov'è? Se sa, la da, la qua e la là. Marco, come sta va? Sa va bene, ma parli francese? No, solamente adesso, perché a furia di parlare di fra queste cose digitali un po' cucinose mi è venuto questo accento francese. Si sente. No, stavo guardando queste ricette, no? Che sono molto carine. Poche parole arrivano da delle applicazioni che ho trovato online, nei vari store, dei vari smartphone. Quindi una si chiama Saporito, che contiene un mucchio di ricette interessanti e soprattutto ha una funzionalità che si chiama svuota frigo. Tu vai dentro e gli dici che cosa ti è rimasto nel frigo e lui, boom, ti dà la ricetta per svuotarlo. Poi ce n'è un'altra carina che si chiama Petit Chef Ricetton pour tout le monde. Ne ha 80.000 dentro, 80.000 ricette. Poi ce n'è un'ultima che ho guardato l'altro giorno che si chiama Piccole ricette, in sostanza permette poi di condividere e di sapere quello che i tuoi amici pensano delle tue ricette. E a tal proposito, ecco qui la mia creation. Allora, adesso te le faccio vedere. È una cucina, come dire, digitale. È una cucina digitale perché, che altra cucina volevi che facessi? Perché si può toccare, si può mangiare con l'editon digitale. Per esempio, guardate ici, questi qua sono tre caperon, si vedono i caperon? I caperon sono caperon nature e sono molto caperon courant, perché sembra un po' petit pain, ma sono stati curati uno ad uno, sono stati visti crescere, li ho visti crescere io uno ad uno, proprio sono, quando vengono mangiati sono tre buoni. E dopodiché l'ovetton con il ketchup, che è un ketchupon, che è ketchupon, ed è buon, non l'ho ancora mangiato perché è un po' duron, ma mi sembra che sia venuto bene. Ed infine l'esempio più tipico e classico della semplicità della ricetta digiton, mi cade anche il cappellone, che è le mandarine, il mandarino, ma tu dici che ci hai messo? Niente. Pur la nature, c'est un mandarin nature. Ci ho messo delle ore a fare il mandarin. E voi, qu'est-ce que tu pensi? Per esempio, quella, la signora, la mademoiselle, a fianco a toi, l'Ingrid, qu'est-ce que tu pensi delle mie ricette? Je ne pense pas rien. Meglio, va. Ingridon, grazie Ingridon, la ringrazio. E tu, Marcon, qu'est-ce que tu pensi? Penso che è una schifezza. È una schifezzona, sta cucinone. È a Marcon. Come on. Insomma, dai, forza. Peut-être, nel frattempo, je continue nelle mie creazioni della cuisine digitale. Au revoir à tout le monde. So, qu'est-ce qui potrebbe essere una specie di... tipo che è molto natura. Come si va? Vabbè, cioè, complimenti per il francese comunque, mamma mia, una volta avevo una reputazione che è andata ormai, ma ci divertiamo così perché bisogna essere per forza prendersi sul serio, o no? Ma no, assolutamente, viva un po' d'ironia, insegna certo. All'università e ma fa niente, si scherza. Perché un professore non può essere simpatico? Brava. Ed ora, professore, leggiamo la mail che ci scrive Manuela. Ho l'abitudine di tenere il cellulare acceso sul comodino anche di notte quando dormo. È vero che può essere nocivo o quantomeno disturbare il sonno? Allora, i cellulari, come tutte le apparecchiature elettroniche, emettono radiazioni in generale. E effettivamente può essere pericoloso, ma lo è molto quando si usa per telefonare, perché lì sì che trasmette tanto. Tenuto a fianco al comodino non dovrebbe fare quasi nulla, è piuttosto controversa la cosa, ci sono tante ricerche da cui emerge che insomma non è mai stata dimostrata una relazione diretta tra potenziali, come dire, malattie, cancro eccetera e l'utilizzo dei cellulari, tuttavia è meglio stare attenti. Comunque, scanso di qui, io eviterò comunque di tenerlo vicino al comodino, magari lo lascerò in bagno da qualche altra parte il cellulare, così almeno sto tranquillo, tranquilla. E vabbè, a proposito di, continuiamo a parlare di mondo social, perché le novità comunque sono sempre parecchie, no? Yes. Cambiano di volta in volta. Allora, qual è quella
che oggi ci vuoi? Ma per esempio Facebook sta introducendo, così come molti smartphone lo stanno facendo regolarmente, il riconoscimento facciale, cioè dovrebbe riconoscere la possibilità, riconoscere la persona. Per ora è utilizzato solamente per verificare che il tuo account, che magari ti hanno bloccato, appartenga veramente a te. In futuro, chi lo sa, magari potrebbe essere utilizzato per accedere al proprio account. Fantastico. E anche oggi dobbiamo salutarci, caro Marco, ma ci ritroviamo ovviamente sabato prossimo. Sempre con Marco pronti. Camisani, Calzolari, e chi vuole lo trova ovviamente sempre su Facebook. Grazie. Non male, non male.